Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Anche oggi continua la riflessione sul seguire Gesù, sulla sua sequela. Che cosa comporta l'andar dietro a Gesù? Ancora una volta veniamo spronati a riflettere su quanto sia impegnativo seguire colui che abbiamo scelto come maestro. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre il Signore Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre.» Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza.» Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi.» Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, nel 1985 San Giovanni Paolo II, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, scriveva ai giovani proprio a partire da questo brano evangelico, a partire da quel rifiuto che questo tale, identificato come un giovane, fa per la sua ricchezza, il suo rifiuto che nasce dal possedere molti beni. E Giovanni Paolo II fa questa riflessione: i beni che quel giovane possedeva forse non erano beni materiali, ma era la sua stessa giovinezza, la ricchezza di quella sua età, capace di interrogarsi, di ricercare, capace di sogni e di entusiasmi, capaci di donare fino in fondo quello che si ha. Ma era ricco, aveva tutte queste cose, non desiderava superare la propria giovinezza, sprecarla, potremmo dire così. E forse questa riflessione non vale solo per l'età giovanile. Forse noi dovremmo, qualunque sia la nostra età, cominciare a pensare a quella ricchezza che possediamo, che non viene dal conto in banca e non viene neanche da ciò che si possiede materialmente. Di cosa siamo ricchi, cari amici? A che cosa noi abbiamo attaccato il cuore? Che cosa ci rifiutiamo di abbandonare? Forse siamo ricchi di doti, siamo ricchi di passioni che facciamo fatica a donare al Signore, a donare all'andar dietro a Lui. Facciamo fatica a cercare di fare in modo che quello che possediamo diventi ricchezza per tutti. Che quest'oggi sia una giornata per pensare a ciò che possediamo e a regalarlo al Signore Gesù. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Might